nome del Movimento Futurista, Graziano Cecchini, Antonio Saccoccio, chi vi parla, Roberto Guerra e naturalmente altri, il miglior futuro a tutti quanti e grazie per l'ospitalità. Sono passati 2 anni dal centenario futurista, un centenario che è stato più festeggiato praticamente del contemporaneo bicentenario di Darwin, il che è significativo. Ma quali sono stati gli effetti concreti e reali di questo centenario? A Ferrara il sottoscritto Graziano Cecchini e altri abbiamo radunato quasi tutti i gruppi e gli artisti attualmente attivi del movimento futurista. A Lecce, contemporaneamente, Luigi Tallarico con Antonio Fiore ed altri artisti contemporanei ha celebrato un altro centenario futurista non celebrativo, ma appunto compleanni, come io, Graziano Cecchini, Tallarico e Fiore insistiamo proprio dal 2009. Altrove, il gruppo più giovane di Antonio Saccoccio, veri e propri nativi digitali, tra Cagliari, Torino, eccetera, hanno ulteriormente rilanciato il futurismo contemporaneo, nel senso del compleanno e non della celebrazione. Sia ben chiaro, le celebrazioni hanno avuto un significato molto importante, perché il futurismo è stato almeno ufficializzato a livello mediatico come la stagione culturale italiana più importante o almeno una delle più significative. D'altra parte, tutt'oggi resta il problema dell'informazione. Futurismo e informazione è la vera sfida per noi futuristi dei prossimi anni. Come sapete probabilmente, anzi certamente anche voi, anzi vi ringrazio ulteriormente dell'invito perché finora nel mio percorso culturale, un poco diverso come formazione dal vostro, personalmente ho un poco trascurato il vostro software neofuturista. D'altra parte, anni 2000-2011, appunto, questo nuovo link va certamente sommato alla luce anche proprio di evoluzioni anche al di là del discorso prettamente estetico che riguarda proprio il diciamo così lo sguardo metapolitico di tutti i futurismi contemporanei. Ma facciamo un passo indietro. Nel secondo Novecento, prima avevo accennato ad Antonio Fiore e allo stesso Tallarico, il futurismo, la continuità futurista, è stata rappresentata soprattutto da Enzo Benedetto, detto Record, che soprattutto tramite la rivista Futurismo Oggi, scusate, di Roma, a cui ho anche collaborato con alcuni scritti tra il 1989 e il 1993, praticamente sintetizza l'espressione la continuità del futurismo post-Marinetti. La maggior parte dei critici, infatti, considerano tutt'oggi archiviato il discorso futurista con la scomparsa di Marinetti. Enzo Benedetto, invece, e altri, nel secondo Novecento, hanno rilanciato il discorso. Ma fin dagli anni 50, non soltanto con la nascita di Futurismo Oggi nel 1900 circa 67, con la dichiarazione di Futurismo Oggi, lanciata da Benedetto con altri cosiddetti futuristi sopravvissuti, tra cui Tullio Crali, Santi Monachesi, Mino Delle Sito e molti altri. Già nel 1951, e in questo bellissimo libro di Enzo Benedetto, Futurismo 100%, edito negli anni 70 e poi ristampato nel 1990 circa, e incredibilmente mai rilanciato dalla grande editoria nazionale, ci sono tutte le prove della continuità del futurismo. Addirittura nel 1951, a Bologna, promosso persino dalla CGIL di Bologna e dal sindacato vicino al Partito Comunista, ci fu una grande mostra proprio con Benedetto e gli altri futuristi ancora attivi prima della Seconda Guerra Mondiale. E dagli anni 50, alla fine di Futurismo Oggi, nel 1993,
le iniziative in tutta Italia ci sono sempre state, dal gruppo di Benedetto ad altri. Nel 1967, ad esempio, anche il pittore Daniel Schinasi lanciò un nuovo manifesto futurista. Iniziative che sono state anche spesso rilanciate dalla stampa italiana, soprattutto dai quotidiani minori. D'altra parte, per questioni ideologiche, l'oblio c'è stato praticamente fino al 1986 con la grande mostra di Venezia a cura di Pontus Aton, se non vado errato. Che significa tutto questo? Significa che, per fortuna, effetto secondo me e altri proprio della rivoluzione di Internet, che ha relativizzato tutto il discorso anche metapolitico, al passo con la nascente, in questo caso positiva, società liquida, complessa, come accennavo all'inizio, la battaglia per il futuro è comunque solo informazione. I gruppi futuristi hanno risolto per conto loro tutta la vecchia questione, l'eterna retorica politica. Alcuni sono più orientati in senso progressista, altri in senso, diciamo, neoconservatore, ma sempre con un'ottica, quella originaria del futurismo, che era quella di un movimento rivoluzionario, di un umanesimo, oserei dire, dell'era industriale e oggi tecnologica e persino postumana. Postumana perché tra i gruppi più attivi dobbiamo anche includere, infatti, i cosiddetti neofuturisti transumanisti di Riccardo Campa e Stefano Vai, che, per la cronaca, nel recente convegno di Milano Transvision 2010, dove siamo stati invitati io, Graziano Cecchini e Antonio Saccoccio, praticamente hanno codificato il futurismo dal punto di vista culturale e scientifico. The Italian Futurist hanno parlato. Carito l'equivoco politico resta, ripeto, la questione dell'informazione. Non a caso, recentemente, un bel disastro è stato combinato proprio dagli old media, non tanto dalla televisione o da internet, con l'incredibile mistificazione orwelliana, neolinguistica, dei finiani cosiddetti futuristi. Non entro qua in merito delle posizioni strettamente politiche di fini, non pertinenti nel discorso. Resta il fatto che, se oggi chiediamo un uomo della strada a uno studente che cosa significa la parola futurismo, è molto facile che rispondano: ah, il partito di fini. Un'altra prova che, dopo aver combattuto 50 anni nel secondo Novecento contro l'informazione ideologica, oggi dobbiamo ancora combattere contro l'informazione più minimalista, ma non meno rischiosa, per gli equivoci proprio che e gli inquinamenti sul movimento futurista. Ecco, adesso concludo con una piccola chicca, perché è il mio primissimo libro del 1983, Fiori della Scienza, in cui scrissi uno dei primi manifesti del futurismo del 2000, intitolato non a caso Microchip Neofuturista. Questo primo volume è poi stato raccolto con i libri successivi nel 2000 dalla casa editrice Nomade Psichico di Mantova, Milano, che proprio questo febbraio l'ha ristampato, Opere Futuriste Complete. Non è soltanto uno spot, perché pare che questo mio volume di circa 200 pagine pare in effetti l'opera strettamente poetica più globale come testimonianza del futurismo nel secondo Novecento e inizio 2000. Un ultimo punto. Noi futuristi contemporanei, naturalmente, e il gruppo Net Futurista di Saccoccio lo segnala in maniera dal punto di vista futuribile,
molto probabile e attendibile, mentre Graziano Cecchini, Rosso Trevi, lo memorizza a livello mediatico con i suoi noti blitz e futuristi. Abbiamo anche un compito specifico di carattere estetico in questa fase, non soltanto di memoria e di reinvenzione della rivoluzione futurista. Il nostro ruolo è quasi di un'estetica, quasi in maniera molto aperta e relativista, normativa, come tutto sommato intendevano anche i vari Matteo Pinottini, Francesco Grisi e lo stesso Benedetto ed altri, critici tutti dell'area di futurismo oggi di Enzo Benedetto. Il futurismo quasi come nuovo umanesimo critico rispetto a certo nichilismo rozzo e volgare di certa post-avanguardia contemporanea, il che non significa affatto un metodo unidimensionale, ma una specie di, diciamo, di antivirus futurista. In una interfaccia con molte altre avanguardie o post-avanguardie certamente creative, destinate ad andare anche oltre il futurismo, avanguardie che molto probabilmente sono oggi allo stato nascente, nasceranno dalla netsfera, da Cibergaia, dall'era di internet, dalla cosiddetta net art, orizzonti complessi, post-futuristi, tutt'oggi sconosciuti, verso i quali noi futuristi contemporanei giustamente possiamo non dire una parola in libertà, ma lanciare nel cyberspazio off e online delle X parallele, sperando che il nostro umanesimo tecnologico diventi tra 10, 20, 30 anni, grazie proprio alle nuove generazioni, patrimonio acquisito dell'autentica cultura italiana del XXI secolo. Grazie a tutti quanti e arrivederci al 2109 per il bicentenario.